Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Cine in questo nuovo video di Nier Automata. Vedi, ho provato a resettare ma ancora sono così. Comunque sia, se noi qui siamo lo scanner. Scusate. C'era appunto, abbiamo preso un pezzo d'argento, mamma mia che figuraccia. Poi dobbiamo andare tutto a destra e scendiamo. Qua che c'è dovrebbe essere. Non è qua. Vediamo forse di qua. Qua. Esatto. Mi sono confuso. Vediamo di prendere questa. Ok, perfetto. E abbiamo preso 10.000. Beh, non è male. Poi saliamo. Dovevo andare. Adesso vado a ricordare. Qua dove c'era l'entrata della foresta. No, questa è l'entrata normale. Ovviamente ho sbagliato. Questa qua. No, era quell'altra. Vabbè, ci vuole pazienza. Sapete che è un cazzo di casino sto posto, no? Ecco, dovrebbe essere di qua. Ok, con lo scanner dovremmo trovare qualcosa. Operator 21O より9S.定期連絡を行います。本日は9Sに重要事項の連絡があります。何でしょう。整備部から9Sの飛行ユニットの扱いについて苦情が入りました。勝手に改造するのはやめてほしいとのことです。あ、いや、だって衛星からの情報に余計なデータがあって射撃補正が遅れるから仕方なく。反論があるなら自分で整備部に行って話すなり殴るなりして解決してください。以上。 ま、 けシンパティカディティンクルのケラシドラ。オペレーターさんって意外と乱暴なのかな。 Adesso andiamo a fare una bella quest. Allora, andiamo di qua. Di qua, grazie. Dovrebbe esserci una quest qua. Esatto, finalmente una quest nuova che ci riesco a salire, sì. Vediamo cosa si dice. Ehi tu, devi aiutarmi subito. Chi? Io? Mio figlio ha chiuso casa nostra con una specie di blocco elettrico, elettronico, e da bravo tonto si è barricato dentro. Me ne sto qui da un secolo e non risponde. Credo vi farebbe comodo un consulente familiare, anche se non credo che le macchine abbiano delle famiglie. Insisto, aiutami ad aprire questa stupida porta. Ok. Ok, abbattila. Facciamo subito con il nostro che di fare, tanto questo ci vorrà sicuramente l'NS. Sì, un blocco elettronico. C'è nessuno lì dentro? C'è nessuno? Tua madre è preoccupata per te. Che ne diresti di togliere il blocco e uscire? No, a quanto pare, non mi sta ignorando. Proposta, distruggere il nucleo per rimuovere il blocco elettronico. Non ho alternative. E andiamo. Vediamo che cosa. Oh, salve! Sarà divertente. Di qua, grazie. Di qua, grazie, grazie. Grazie. Vai di qua, grazie. Di qua. Accidenti a te. Ok. Perfetto. Ci siamo. Stupido, mi hai fatto preoccupare. Perché ti sei barricato lì dentro? È perché avevo paura. Ora che siamo isolati dalla rete, non so cosa pensi la gente. Sono come mostri, è spaventoso. Oh, piccolo mio, andrà tutto bene. La mamma ti vuole bene. Ah, beh, allora. quindi posso andare ora? Ok. Oh, sì, certo, grazie per il tuo aiuto. E ti di questo, insisto. 1300, 3000 gold, chip, raggio schivata 3. Beh, non è male come cosa. Recupero, ok. Cercherò di aiutare mio figlio ad affrontare meglio le sue paure d'ora in poi. E questa è fatta. Ok, torniamo giù. Andiamo tutto a sinistra e andiamo giù ancora. Perfetto. Grazie. Andiamo giù perché potrebbe esserci una pirite. Potrebbe esserci. E non c'è un cazzo invece. Non c'è nulla. Pazienza. A volte c'è, a volte non è. Purtroppo fissa la cosa. Poi andiamo di qua. Ah, il negozio finalmente. Vai. Vediamo cos'ha. E niente, questo è a posto così. Sì, è stato un piacere rivederci.
Vediamo se lui ha qualcosa di nuovo. Io ci guardo perché questa comunque è una diversa. Onde sonore, le solite cose. Questo è facile e questo ricarica veloce, non mi interessa. Anticatina, tasso rilascio, conquista ESP, che per carità buona. Rilascio cura. 10 possibilità che i nemici vanno messi rilascino oggetti di curativa. Questa è una figata. Peccato che costi una madonna. Spero di trovarle queste cose. Stordimento, stordimento, esca per animali, basta. Non, sono contento che ci siano, però insomma. Ok, dovremmo andare qua in teoria. Vediamo. Perché al castello si è attivata una quest, quindi adesso vado al castello dove c'è l'ascensore, scendiamo sotto dove eravamo andati e prendiamo questa quest. Vi taglio perché tanto è tutta una solo una corsa, ci vediamo lì. Ok, ci siamo, andiamo pure. Perfetto. Ecco, qui c'è qualcosa. Schivata, niente, c'è andata male. Allora, vediamo un po', signori, salve. Salve, ti stai divertendo? Non è un posto che definirei divertente. In effetti è più un parco di non divertimento, eh? Ecco perché sto pensando di organizzare un gioco. Ah, sì? Sì, un gioco divertente a cui possono partecipare solo se solo avessi i materiali. Non è che mi daresti una mano per dirgli, ok, aiuta. Bene, mi serve solo un cavo tripolare, fammi sapere quando lo trovi. Se sai cosa ti serve, perché non lo cerchi da te? I cavi tripolari si trovano nelle biomacchine di Luna Park. Non vorrai che massacri i miei simili, no? Potresti anche lasciar perdere l'idea del gioco. Mai. Devo soddisfare il mio impeto creativo. Ma hai appena detto che lascia perdere. Le macchine con i cavi tripolari sono molto aggressive, fai attenzione. Ok, quindi dobbiamo andare a prendere queste macchine col cavo tripolistico. Questo qui, insomma. Ok, in pratica dobbiamo fare piazza pulita delle macchine che ci sono in piazza. Quindi vado là e ci vediamo direttamente lì. Ed eccoci qua, siamo arrivati. Adesso spacchiamo il culo tutti e vediamo chi è tra queste quelle molto aggressive. Ok. Vediamo un po'. Ovviamente non prendevi quello a due passi, eh? E ormai siamo qua, dai, siamo lì fuori, no? Certo, 34, sono salite parecchio, eh? Perfetto. Dovevo aver trovato tutto quello che ci serve, però ormai siamo qua. Ok. Oh, salve. Andata. Altro. Credo che abbiamo fatto quello che dovevamo fare. È stato un bel piacere, grazie, arrivederci. Ok, abbiamo preso quello che ci serve. Adesso andiamo direttamente dal tipo e ci vediamo lì. Ok, ci siamo, andiamo pure. Perfetto. Ottimo. Ah, un cavo tripolare, dammi qua. Ottimo, ora collego questo lì. Ecco fatto, il gioco è pronto. E che gioco sarebbe? È uno sparatutto, ma ho come la sensazione che sia pieno di bug. Se potresti fare un debug mentre giochi, mi faresti un favore. Ti va di fare un gioco? Certo. Divertiti. Allora, vediamo perché forse qui c'è qualcosa di segreto. Ok, è qua. Dobbiamo andare qua. Perfetto. Hai risolto il bug del gioco, grazie. E ci ha dato, vediamo un po', attacco BSKL, garaggio, blocco blocco, 5100, benissimo. Bene, bene. Ok, vediamo, dovrebbe avere un'altra quest, eh? In effetti, se devo essere onesto, speravo che sarebbe stato un po' più difficile. Scommetto che un cavo quadripolare aumenterebbe il livello di difficoltà. Potresti procurarmene uno? Accetto. Grazie, quei cavi si trovano dentro al soldatini nella fabbrica abbandonata. Ok,
ok. Vabbè, difficoltà altro vale. Se ne vanno in giro da soli alla larga dalle altre biomacchine. Buon divertimento. Ok, dovremmo andare alla fabbrica molto semplicemente. Quindi cosa facciamo adesso? Io vado alle fogne, vi faccio vedere la strada dalle fogne, perché tanto è inutile da qui, è solo un perdita di tempo. Sto cercando di annoiarmi, perché effettivamente da destra a sinistra, su e giù, in tutte strade che abbiamo già fatto tante volte, non ha molto senso, quindi vi taglio questi pezzi. Allora, praticamente alle spalle dell'entrata del Luna Park, andiamo qui che ci sono le fogne, e da qua la facciamo tutta la strada finché non saliamo direttamente in superficie. Dalla superficie dobbiamo andare alla solita strada per prendere l'entrata per la fabbrica, che è passando sopra quel camion, perché alla fabbrica, se non ricordo male, c'era un schigno che c'è da aprire fuori la fabbrica. Quindi adesso che siamo qui fuori, faccio vedere dove siamo. Perfetto, siamo qua fuori e questa è la zona primaria, vi ricordate? Adesso prendiamo questo e vado direttamente all'entrata della fabbrica e ci vediamo fra poco. Ed eccoci qui, il ponte che porta alla fabbrica. Perfetto, andiamo di qua, facciamo questi, tanto facciamo presto, siamo di chip che devo ottimizzare al massimo la raccolta che ho. Perfetto, poi ci serve livellare perché fra poco ci saranno quelli tosti tosti, che cazzo ha preso il pod e l'ha lanciato. Beh, è bellino questa cosa. Ok, scusate, andiamo.月面人類会議より地上で奮戦している Ok, hai un nuovo messaggio. Me l'hai tolto. Vediamo un po' cosa c'è qui di buono. Vediamo un altro archivio. Oh, beh, una cacata. Beh, non so se fosse stato meglio un archivio con questa cacata, però insomma, adesso dobbiamo semplicemente. Chi è? Ah, è il sole. Andare. Per fortuna è vicino vicino, quindi non dovremmo avere problemi eccessivi. Andiamo di qua. E così siamo a posto. Vai, prendi questo, grazie. Ah, qui facciamo presto presto, cioè, proprio all'inizio inizio, dopo due scale siamo arrivati. Ok, qua non ci sarà nessuno, quindi già uno un risparmio di tempo. Qua dovremmo salire questa scala qua. Perfetto. Ottimo. Oh, porca vacca. Vai, vai. Ma la nostra 2D dove cazzo è finita? Ecco, questo abbiamo trovato. Dovrebbe essere a posto. Abbiamo trovato, possiamo darci di via. Adesso mettiamo questi. Ah, vabbè, adesso facciamo così. E tanti saluti. Vai, tira l'arma. Così, vai. Ok, posto. Possiamo andare. Accurate, c'è da prendere. E abbiamo finito, vedete, non era così difficile farla. Ok, possiamo andare. Perfetto. Andiamo giù qua. Questo si può anche rompere. Perfetto. Siamo a posto. E adesso dobbiamo semplicemente tornare alla Luna Park, quindi vi taglio tutta la camminata che l'abbiamo vista 100 volte, la strada come arrivarci, e ci vediamo fra poco, così non mi annoio. Ed eccoci qua. Andiamo pure dal tipo, vediamo cosa ha da dirci. Non c'è niente, vero? Peccato. Eccolo qua.
hai trovato quel qua, insomma, quello. Ora collego questo a questo dispositivo e ecco fatto il mio divertimento di gioco, divertitissimo gioco e più difficile. Tentate di dare un'occhiata, se riuscirai a risolvere il bug, ti darò un premio. Ti va di fare un gioco? Certo. Il bug si trova in alto qua. Questo. Questo qui. Ok, così. Hai risolto il bug del gioco, grazie. E ci ha dato Lega di Tano finalmente per potenziare. Recupero, vabbè, 10.000. E adesso dovrebbe esserci una terza fase. Ok. Sai una cosa? Credo che il mio gioco non sia ancora abbastanza difficile. Dobbiamo superare i limiti di mercato per includere i giocatori hardcore. Posso farlo senza problemi se mi porti un cavo pentapolare. Muchas gracias, e buona fortuna per la ricerca del cavo. Puoi recuperarlo dalle biomacchine nel deserto. Vai a strappaglielo, scusami, perché oggi proprio tendono a muoversi in gruppi, per cui dovrai trovare quelle giuste. Pensavo che quelle biomacchine fossero tue amiche. La mia unica amica è la creatività. Ok, e quindi c'è questa qui aggiornata. Va bene, adesso solito discorso, vado verso il deserto, tanto la strada la sapete, e ci vediamo lì. Ma intanto sono arrivato un attimo al villaggio di Pascal, perché è comparsa un'altra quest di quel ragazzino che si è chiuso in casa, che dovrebbe essere qua. Vediamo un po'. Eccolo qua. Si è richiuso a quanto pare, vediamo un po'. Più o meno variamo, dai, cambiamo un po' quest. Signora, aspetta, tu sei l'androide gentile di prima. Mi vergogno di ammetterlo, ma mio figlio si è di nuovo chiuso dentro. Pensavo che gli fosse passato, ma ormai ci ha provato così tanto. Ne sono certa, ma la paura ha avuto la meglio. E beh, eccoci qui. Il buco è ancora più resistente di stavolta. Senza il tuo aiuto potrei anche stare qui per sempre. Aiutala. Proverò. Ok. Vediamo come fare, se troviamo la strada giusta. Cerchiamo di essere veloci perché questo è un casino, altrimenti. Vai, vai, vai. Ok. Però, il ragazzino ci sa fare. Ecco qua. Mi hai fatto preoccupare, giovanotto. Non riesco a credere che tu l'abbia fatto di nuovo. Avevo paura. Dopo essere uscito di casa, ho conosciuto una ragazza che mi piaceva. Ogni volta che la vedevo, avevo paura di andare in cortocircuito. Non avevo mai provato niente del genere prima d'ora ed è stato spaventoso. Tranquillo, va tutto bene. La prossima volta andremo a trovarla insieme. Ah, siamo a posto. Oh, cavoli. Grazie di nuovo, di cuore. Non ho molto da darti, ma spero che basti a ricompensarti per i tuoi sforzi. Vediamo. Vediamo un po'. Attacco a distanza L1. Chip di ripresa 3. Vabbè, 5.000. E 1.600 di esperienza. Oh, salve. Oh, e vieni pure a farmi visita a me e a mio figlio quando vuoi. Sempre che tu gli piaccia. Ma che cazzo. Quel ragazzo ha dei problemi. Anche la madre, mi sa. Ok, e questa è fatta. Ok, adesso devo aprire la scorciatoia per il villaggio. No, qui c'era il signor Stronzio. Andiamo di qua. Perfetto. Salviamo. Perfetto. Andiamo qua. La scorciatoia dovrebbe essere... là, dunque, di qua. E poi di qua. Ok. Che qui c'è da usare anche lo scanner perché c'è qualcosina qui vicino. Allora, scorciatoia è questa qui che non abbiamo ancora attivato, così almeno siamo a posto. E scanner, perfetto, e siamo a posto. Abbiamo preso il gadget, adesso prendiamo questo. Sono hako ugokaseba haikyo toshi ni deraremasu ne. Perfetto, grazie a questo possiamo passare e fare prima senza passare 50.000 parti. Poi prendo l'alce che è qui vicino per andare direttamente al deserto. Noi ci vediamo, attacco il video quando sono vicino all'accampamento nel deserto. Quindi a dopo. Ed eccoci qua, sono all'accampamento del deserto, andiamo pure. Ed è qui vicino. Poi c'è anche una quest qui nel deserto che poi faremo. Dovrebbe essere
più o meno. Cominciamo a vedere infatti i primi segni della quest. Dovrebbe essere qua. Perfetto, da questa direzione qua. Vediamo un po' se li troviamo. Ok, i gruppi saranno questi, dai. Ok. Porca vacca. Signore, è potente lei, eh. Vada, vada. Ok, fatto. Non è stato difficile, no? Abbiamo fatto anche questa. Poi, adesso, guardo il video e vi dico. Ok, adesso ritorniamo dalla cucina della quest, passando dalla scorciatoia che abbiamo aperto per arrivare a passare il villaggio di Pascal. Quindi ci vediamo fra poco. Ok, ci siamo. Andiamo pure. Qui non c'è niente, vero? Peccato. Ed eccoci qua. Ok, collego questo. Sì, ora è più difficile. E che dubito che qualcuno si prenderà la briga di affrontare questo back test. Dubito che tu riesca a superare questa sfida, ma nell'improbabile caso che di cui ce la faccia, ti darò un premio stupendo. Ti va di affrontare? Certo. Divertiti. Allora, vediamo un po'. Perfetto. Sei riuscito a finire a risolvere il bug. Stavolta è finita davvero. Non mi manderai in cerca di qualche altro cavo strano, eh? Beh, in effetti ho esaurito le idee. Non credo di essere, un genio creativo fosse così difficile. Quindi ho deciso di lasciare finché sono sulla cresta dell'onda. Grazie per l'aiuto. Ah, bullone alleggerito, lega di memoria, bello, bullone bello. Chip in missione 4 addirittura. Chip rilascio cura 4, quello che avevamo visto prima, se sterilizzato, fantastico. Chip stordimento, chip di gente. Beh, tanta roba, adesso io ci guardo anche e vediamo cosa succede. Se 21, col cazzo. Ho lasciato l'incendio 4, sterilizzato, preferivo più rilascio cura, però pazienza. Bene, sono ritornato al villaggio di Pasqua perché il tipo, la tipa, cioè la madre, ha ancora quel problema col figlio. Che ci volete fare? E quindi andiamo qua. Ecco qua, vediamo un po' cosa dice. E niente. Salve amico mio Android, non riesco a credere di doverlo dire, ma sembra che mio figlio si sia chiuso di nuovo. Stava così bene e anche riuscito a parlare con quella ragazza che gli piaceva, ma ieri ha avuto una sorta di ricaduta. Mi dispiace tanto trovarmi in questa posizione, ma ti dispiacerebbe aiutarmi un'altra volta? Aiutala. E va bene, d'accordo, speriamo che stavolta sia ricompensa adatta. Essere orgoglioso di nasconderti dal mondo. E poi pensavo che avessi una ragazza. Forse, ma te lo dirò solo se riuscirò a rimuovere il blocco. Tutto questo non ha senso. Ok, vediamo un po'. E qui ci sarà da divertirsi perché sarà un blocco da panico. Ok. Ok. Oh cazzo, ho sbagliato. Aspetta, accidenti. Vaffanculo. Ok. Posto. Hai vinto. Hai idea di quanto hai fatto penare tutti quanti, giovanotto? Te ne rendi conto? Ok, ragazzo, vuota il sacco. Che succede? Ci ho provato, va bene? Sono uscito e ho parlato con tutti quelli che ho incontrato. Ho anche parlato con la ragazza che mi piaceva. È stato divertente. Ma poi la faccenda si è fatta più difficile, perché non basta parlare con la gente, sai? Bisogna saper leggere tra le righe. Quindi alla fine ho capito che stare dentro era più facile. Ma ora ho un sogno. Voglio diventare il miglior chiuso in casa di sempre. La prossima piazzerò un blocco con un che non disattiverai nemmeno fra un gazziliardo di anni. Hai sentito il mio bambino? Ora ha un obiettivo. Fantastico. Ah, perfetto. Ed è tutto merito tuo. Oh, fantastico. Figurati. Perché ho la sensazione che siamo di nuovo al punto di partenza? Perché è così. Chip assorbi danni 3. È basso, probabilità 10.000, però non è male.
Vediamo un posto, ci passo, mi danno 3. Beh dai, non costa neanche tanto. Non è sterilinato, ma c'è vicino, perché un più 3 che costa 9 vuol dire che al massimo tra 8 e 7 è sterilinato. Quindi dai, è abbastanza buono. Bene, adesso vado direttamente al accampamento della resistenza a parlare con Anemone e ci vediamo fra pochissimo. Ed eccoci qua, siamo all'accampamento, parliamo con Anemone. Signora, salve. E Nemone, ho un pacchetto per te da parte di una macchina di nome Pascal. Un filtro per carburante. Ah, oh, tempismo perfetto. Iniziamo a scarseggiare. Un attimo, hai incontrato Pascal? Certo, quindi hai a che fare con le mie macchine? Sono quelle del villaggio. Sono innocue, a differenza nostra. Sono in grado di costruire dispositivi complessi. In cambio forniamo loro olio e altri materiali. Penso si possa definire una forma di commercio. Capisco. In ogni caso, se dovessi tornare là, porta quest'olio ad alta viscosità Pascal. Ecco qua. E siamo a posto. Adesso ci dovrebbe parlare Pascal, se non sbaglio. Andando verso di qua. Esatto. いかがでしょうか? ことをご理解いただけましたか口だけならいくらでも言える機械には心がないんだからそうかもしれませんでもこれからもよければこの村に来てください sì. Bene, intanto vediamo che le missioni sono completate al 70%, considerando che stiamo per fare anche quella di Padre Servo, che la finiremo, siamo un bel po' in là per il completamento del 100% delle missioni. Bene ragazzi, direi che ci possiamo fermare qui, per questo video è tutto. Vi do come solito, lascia un like e mi raccomando di lasciare soprattutto un commento, fammi sapere cosa ne pensate. Per adesso vi do saluto a Silva, ciao ciao!